Ciao a tutti, siamo al Processo all'Europa e siamo col Presidente D'Ascoli. Allora, salve Presidente, allora, sappiamo che nell'ultimo anno lei ha partecipato ai vari processi all'Europa in tutta Italia. E come pensa che sia la risposta dei ragazzi? La risposta è molto buona, perché i ragazzi attraverso il metodo del processo si sentono direttamente implicati nella riflessione critica sull'Europa. Quindi è il metodo migliore, perché organizzare delle conferenze di esperti davanti ai ragazzi che per un'ora debbono subire una conferenza di un esperto non è il modo migliore. Il modo migliore invece è quello di dire ai ragazzi: riflettete voi in maniera critica sull'Europa. Poi naturalmente la riflessione critica deve essere una riflessione critica costruttiva, non distruttiva. Allora ripeto che il metodo del processo, l'accusa, la difesa, la giuria, la sentenza, è il modo migliore in qualche modo per affrontare una tematica che è abbastanza difficile. Diciamo che è un po' difficile dare dei giudizi di merito, perché questo è il nono e tutti i processi sono stati effettivamente una cosa abbastanza interessante. Poi da città a città è cambiato il metodo. Per esempio a Lecce la cosa interessante è che hanno coinvolto il teatro di Lecce, quindi i ragazzi delle scuole si sono trasformati in una sorta di gruppo teatrale che ha fatto un'esibizione, un teatro. A Modena c'è stato un forte coinvolgimento dell'università, questo è il nome, quindi ciascuna città in qualche modo. In Calabria per esempio i ragazzi sono effettivamente sentiti molto implicati, quindi in generale devo dire che i ragazzi hanno accettato e hanno utilizzato positivamente il metodo del processo. Poi naturalmente sono quello di Lecce è stato abbastanza influente e ha avuto un buon impatto perché si è fatto a teatro, però questo non è possibile farlo in tutte le città, perché per esempio a Roma è difficile farlo. Però ecco, il fatto di mettere insieme il processo e anche dei momenti artistici, quello che stiamo facendo qui a Roma, questo a mio avviso è una buona cosa, perché il processo bisogna rendersi conto che è un strumento pedagogico ma che è anche un gioco. E i ragazzi sanno benissimo che i giochi sono una cosa malamente seria. I giochi non sono una cosa, diciamo così, semplice. Il gioco è un strumento pedagogico essenziale. E allora da questo punto di vista i ragazzi devono sapere che mettiamo insieme la dimensione ludica e la dimensione pedagogica. Perfetto, grazie mille Presidente. Grazie.